che il prossimo brano fa parte degli inni nati per onorare le glorie dei reggimenti. È stato scritto dal maestro Giuseppe Treglia, che si arruolò volontario nei bersaglieri nel 1902 e ben presto divenne capo fanfara del 12°. Partecipò con la fanfara del suo reggimento alla Prima Guerra Mondiale, dove il reparto si guadagnò 4 medaglie d'argento, che andarono a sommarsi a quella d'oro e di bronzo conferitegli in precedenza. La composizione non ha versi ed è una musica cara agli anziani bersaglieri della sezione ANB Luciano Manara di Milano, per la maggior parte reclutati proprio nel 12° reggimento. Per voi, Marcia del 12°. Che il primo a saltare sulla spalletta pericolante del ponte di Goito, incitando i compagni all'attacco alla baionetta l'8 giugno 1848, fu il bersagliere trombettiere Guasconi. Viste le gesta eroiche che quel giorno e nei giorni a venire videro protagonisti prima di ogni altri i trombettieri, il capitano Lyons riuniti i trombettieri della sua compagnia, con l'ausilio dei tamburi presi in prestito dalla fanteria, formò il primo abbozzo di fanfara. Quei bersaglieri furono i primi nelle cariche, al suono delle loro trombe, e primi anche nella morte. Attualmente una fanfara, per definizione propria del termine, è composta di soli ottoni, in cui possiamo distinguere 4 voci: il canto delle trombe, il controcanto dei bombardini, l'accompagnamento dei genis e il tempo tenuto dai basso tuba. Anima delle sezioni bersaglieri, le fanfare in congedo italiane sono numerosissime e per bravura ben somigliano a quelle militari. Proprio in occasione della costituzione della sua 100ª fanfara in armi, il capofanfara Bertuzzo pensò di comporre i versi e la musica di questa bellissima composizione, dedicandola a tutti i capi fanfara che, animati da grande fede bersaglieresca, guidano questi gruppi. Al nostro sempre capofanfara Alex Bertocchi, che con grande dedizione ha saputo insegnarci ad affrontare con tenacia le difficoltà, dedichiamo il capo fanfara. Thank you.
si sa qual è il tuo segnale. Ha cominciato a suonare un ritornello che ti fa sognare. Quanti ricordi, quante sfilate, vanno del centro tuo scaglione. Sempre in testa ovunque va, quel gagliardo bersagliere. Fortemente senza età, con in alto fiato a volontà. Senza tregua e con onore, tra successi e avversità. È rimasto insieme a noi, per cantare ancora in libertà. Alessio Conti sei tu, sei l'espressione della gioventù. Quando tu corri con la fanfara, trascini tutta la città. Sorgasamente dal cuore, era l'impronta di un fluido d'oro. Su strade accese, piazze gremite, festa dell'italianità. Sempre testa ovunque va, quel gagliardo bersagliere. Fortemente senza età, fronte in alto, fiato a volontà. Senza tregua e con onore, tra successi e avversità. È rimasto insieme a noi, per cantare ancora in libertà. Canzone che simbolicamente accomuna tutti gli italiani. Scritta nel 1847 da Goffredo Mameli, ventenne bersagliere genovese, intitolata Il canto degli italiani, fu inviata dallo stesso Mameli al maestro Michele Novaro, il quale, colpito, ne scrisse di getto la musica. Il mese successivo, abolita la legge che vietava assemblee pubbliche con più di 10 elementi, fu presentata agli italiani che cominciarono presto a cantarla, senza sosta, in ogni manifestazione, più o meno pacifica. Il canto degli italiani fu un importante strumento di propaganda degli ideali risorgimentali e insurrezionali e contribuì alla svolta storica che sfociò nell'adozione dello Statuto Albertino e dell'impiego di Re Carlo Alberto nel rischioso progetto di riunificazione nazionale. Quando l'inno si diffuse, le autorità cercarono di vietarlo per via dell'ispirazione repubblicana ed antimonarchica del suo autore, senza successo, e così il re fu costretto a ritirare ogni censura, così come abrogò l'articolo dello Statuto Albertino che prevedeva come bandiera del regno la coccarda azzurra, rinunciando agli inutili tentativi di reprimere l'uso del tricolore, impostosi come simbolo patriottico dopo essere stato adottato clandestinamente già nel 1931 come simbolo della giovine Italia. Mameli cadde nella difesa della Repubblica Romana nel 1848, ma le parole del suo inno, che invoca un'Italia unita, gli sopravvissero. Ed anche l'ultima tappa del cammino risorgimentale, la presa di Roma del 1870, fu accompagnata da cori che la cantavano sulle note degli ottoni dei bersaglieri. Con questa semplice formula, riportata nella legge 17 marzo 1861, numero 4671, nasceva il Regno d'Italia. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promuoviamo quanto segue. Articolo unico. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Signori, inno di Mameli. Thank you.
l'Italia, l'Italia si resta, teniamo di Scipio, si è cinta la testa, come la vittoria che porca la chioma, che si ama di Roma e Dio la creò, si giancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si giaccia a morte, si approca alla morte, l'Italia chiamò, sì! Le note del nostro inno nazionale, la fanfara del Salieri ha vinto la corretta di Divisione, augura a tutti una serena nottata e vi ringrazio per essere stati con noi questa sera. Bravo, grazie Marco.